Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi spero di poter caricare in giornata questo video, perché devo caricare questo video oggi stesso, questo pomeriggio, quindi devo essere particolarmente veloce sia a registrare che a editare che ad uploadare, però lì è un mix tra la mia fibra e anche YouTube. Ma perché sto divagando? Allora, oggi mi vedete più natalizia che mai, cioè ditemi se mi avete visto più natalizia di così, con questa maglietta qua sotto c'è scritto Merry Christmas, però non si legge perché c'è il microfono, poi ho questo cerchietto meraviglioso che purtroppo non si vede tanto e quindi oggi ho cercato di essere il più natalizia possibile perché siamo veramente vicinissimi. Oggi che sto registrando è il 23, quindi anche voi dovreste vedere questo video il 23. Allora, come ho letto dal titolo, questo sarà un video un po' particolare perché andrò a parlare della mia operazione. Adesso forse questo maglione copre un po' la mia cicatrice, però ve la faccio vedere. Questa è la mia cicatrice che ormai veramente non mi vergogno più assolutamente di coprire prima. Molto di più, ora semplicemente non ci faccio neanche io più caso. Non so da dove parlare perché sapete che io assolutamente non sono un medico, quindi vi parlerò estremamente dal mio punto di vista, cercando di farvi capire al meglio che posso. Io recentemente ho fatto dei vlog un po' particolari. I miei primissimi vlogmas sono video molto speciali, molto particolari perché sono i video di quando io ero in ospedale. Ogni volta che decido di fare quei video, come al solito vi dico che sono video più per me che per voi e non è una cosa che dico per caso, veramente sono video che più voglio io da tenere per me stessa piuttosto che farveli vedere a voi. Poi ovviamente è molto bello comunque condividere anche queste cose e magari se posso aiutare qualcuno lo aiuto, anche perché da quando vi ho parlato di questo mio tumore alla tiroide ho ricevuto tantissimi messaggi da tantissime ragazze che mi scrivevano chiedendomi come io avessi scoperto di avere questo problema perché anche loro avevano dei problemi alla tiroide o avevano il rischio di poter avere problemi alla tiroide, quindi se posso dare una mano sono tanto felice di farlo. Allora vi parlo inizialmente della mia operazione, poi magari vi dico un po' come ho scoperto il tutto, eccetera, eccetera. Io ho eseguito, cioè mi hanno eseguito una tiroidectomia. Spero di averlo detto bene, comunque se non l'ho detto bene ve lo scrivo, totale, quindi mi hanno tolto completamente la tiroide e inoltre mi hanno anche tolto due linfonodi e il tumore che era attaccato alla tiroide, quindi ho fatto un intervento abbastanza ricco perché mi hanno tolto la tiroide, il nodulo al cui interno c'era il tumore attaccato alla parte sinistra della tiroide e due linfonodi che erano sotto la tiroide. E, allora, ogni volta che io parlavo di questo intervento e magari mi confrontavo con persone che avevano avuto esperienze più o meno simili, tutti mi dicevano la stessa cosa, ovvero non ti preoccupare, in ospedale non succederà nulla, sarà super tranquillo, non farà male, starai benissimo, è una cosa da nulla. No. Assolutamente no, per la mia esperienza non è stata una cosa da nulla e infatti io l'ho vissuta tutto sotto gamba. Adesso parliamo un attimino di come ho scoperto il tutto. Allora, praticamente io quando ho iniziato l'università ho iniziato a prendere tantissimo peso, proprio tanto tanto. In un anno penso di aver preso un 15 12 kg più o meno, e questa cosa ovviamente non è andata sfuggita ai miei genitori e alle persone che mi stavano intorno. Infatti, ho anche seguito un piccolo percorso di dieta da una nutrizionista che ovviamente non è servito assolutamente a nulla, anche perché il mio primo anno fra tutti dell'università è stato quello più stressante in assoluto, quello che ho vissuto peggio perché mi ha veramente tanto stressato. La Marangoni è un'accademia, un'università che ti pompa al massimo per quanto riguarda lo stress e la mole di roba da fare, e quindi complice lo stress, complice il fatto che ero fuori casa, complice il fatto che magari ogni tanto uscivo con le mie amiche, andavamo a mangiare fuori, ho preso tanto tanto peso. E questa cosa pensavo derivasse semplicemente dal fatto che magari avevo una brutta alimentazione.
che ovviamente era anche quello, ma non era il motivo principale. Il motivo principale è che la mia tiroide era completamente esplosa, cioè stava iniziando a funzionare veramente malissimo. Infatti io ho subito fatto dei controlli tiroidei, ho fatto le classici analisi e ho visto che per un periodo sono stata tanto tanto in ipotiroidismo, quindi avevo, cioè i sintomi dell'ipotiroidismo sono molto singolari, nel senso siete sempre molto affaticati, molto stanchi, molto sonnolenti, molto pigri e poi in un altro periodo invece sono stata in ipertiroidismo che è completamente al contrario, quindi siete sempre sovreccitati, nervosi, arrabbiati, avete sempre questa carica dentro che non riuscite a far passare, avete sempre molto molta fame, anche l'ipotiroidismo porta sempre tanta fame e quindi continuavo a sbalzare da uno all'altro, quindi immaginate che i miei ormoni erano completamente impazziti. Non so come, perché non ho preso l'eutiroxina, comunque la pillola della tiroide, in quel periodo e non so come i miei valori si sono ristabiliti. E quindi io dal secondo anno fino a, diciamo, un annetto fa, i miei valori tiroidei erano più o meno nella norma. Succede che io voglio, quest'estate voglio affidarmi ad un percorso di dimagrimento da una specialista qua vicino alla mia città e quindi prendo appuntamento in intramenia, quindi in ospedale, ma per una visita privata con questa specialista e tutta la sua equipe. Quindi prenoto la visita, vado da lei e lei praticamente, la dottoressa che mi ha visitato, la professoressa, è una specialista sia dal punto di vista endocrinologico, quindi della tiroide, ma è una specialista anche dal punto di vista della diabetologia, quindi per quanto mi riguarda era perfetto perché erano i due problemi che avevo, quindi il sovrappeso e anche i miei problemi alla tiroide. Quindi lei mi fa fare una serie di esami, una serie di analisi, ragazzi, infiniti. Anche lì vi ho fatto dei video diari, avete visto quanto per me sono stati duri. Tutto questo ovviamente in periodo di Covid, quindi ero completamente da sola a fare queste analisi, i prelievi, la curva glicemica. E, ho fatto una serie di analisi per vedere sia se avevo problemi dal punto di vista della diabete, per fortuna, grazie a Dio, non li avevo, cioè non li ho, e per vedere anche dal punto di vista della tiroide. Abbiamo visto che dal punto di vista sanitario sto bene, quindi non ho problemi particolari dal punto di vista del diabete o del sangue, organi eccetera eccetera, mentre dal punto di vista della tiroide abbiamo visto che c'era un nodulo nella parte sinistra della tiroide. Di questa cosa io in realtà me ne ero già accorta perché avevo fatto dell'ecografia alla tiroide poco prima, quindi sapevo che c'era un piccolo nodulo, però da quello che si vedeva appunto dall'ecografia non sembrava nulla di che, sembrava tutto molto tranquillo, quindi io sono andata alla visita, la professoressa mi dice che vuole una ulteriore ecografia dopo che me l'ero fatta tipo una settimana prima e voleva anche che facessi l'ago aspirato. Allora, c'è soltanto un modo che io sappia perlomeno per scoprire se i noduli che avete la tiroide sono dei tumori benigni o maligni o se sono dei semplici accumuli di qualcosa ed è appunto l'ago aspirato. Come il nome dice, praticamente è un ago che vi infilano direttamente nella gola e lo infilano dentro il nodulo per poter aspirare appunto delle cellule e vedere se queste cellule sono benigne, maligne o di altro genere. È un esame che personalmente io ho accusato un po', non è dolorosissimo, però io un po' l'ho accusato. A me ogni volta che si tratta di fare cose con gli aghi mi emoziona tanto e un ago in gola non è proprio una cosa da nulla. E questo esame è un esame molto particolare perché è un esame istologico molto molto lungo nel tempo, cioè ci vogliono un po' di settimane per avere i risultati, circa 2-3 settimane. Quindi io per 2-3 settimane sono rimasta così della serie ad aspettare questo esame istologico e io me la vivevo benissimo perché ero certa al 100% che non fosse niente di che. Fino a quando mi chiama una delle dottoresse che mi ha fatto appunto questo esame. Mi dice di sedermi
e mi dice appunto che aveva i referti del mio esame istologico e mi dice che effettivamente il nodulo ha qualcosa che non va, non è un nodulo normale, presentava dei valori molto preoccupanti e quindi mi dice assolutamente di contattare la mia dottoressa, che ovviamente lei sapeva chi era, e molto probabilmente lei stessa mi ha detto: guarda che ti dovrei operare, cioè preparati all'idea che ti dovrai operare, perché comunque aveva visto che io ero una ragazza e ha cercato di mettermi più o meno a mio agio. Io ragazzi, panico, entro in panico, vado giù subito perché ero in camera da letto, vado giù subito da mio padre stava cucinando, gli dico questa cosa e mio padre lo vedo che sbianca un attimino e mi dice subito: adesso contatto subito i migliori medici che abbiamo in Italia, andiamo a Parma, andiamo a Padova, andiamo a Firenze, perché lui aveva già contattato dei medici appunto per dei chirurghi proprio specializzati in questa cosa per potermi subito operare. E quindi io ovviamente ero spaventatissima, avevo paurissimo, ho detto: oddio, un tumore, che cosa faccio, cosa non faccio? Chiamo la mia migliore amica, mi metto a piangere, è stata veramente una giornata per quanto mi riguarda terribile. Poi chiamo la mia appunto professoressa, mi faccio dare un nuovo appuntamento e vado da lei. Lei appunto ha i referti di questo esame e anche lei mi dice che comunque mi dovrei operare, di star tranquilla perché non sarà nulla di che, sarà un esame facile, un intervento veloce e devo stare tranquilla. Lei mi dice le varie opzioni che potevo avere perché non è stata lei stessa che mi ha operato, quindi non è stata la prima specialista che mi ha operato, ma mi ha poi operato un'altra specialista perché la dottoressa A mi ha detto di contattare la dottoressa B perché era anche lei appunto una specialista qua in Sicilia rinomata per appunto gli interventi alla tiroide e proprio per la tiroidectomia, perché c'era la possibilità di poter asportare solo il tumore e anche una parte della tiroide, però questa ragazza è una cosa che ormai si sconsiglia di farci, cioè si sconsiglia di togliere solo una porzione di tiroide, perché se la tiroide ha gravi problemi, come nel mio caso, si consiglia sempre di toglierla completamente, perché bene o male è molto probabile che poi dopo qualche anno ti dovrai rioperare per togliere anche l'altra metà. Quindi, per evitare di fare due interventi a distanza di pochi anni, ormai si consiglia di togliere completamente la tiroide, perché tanto la pillola te la devi prendere comunque, sia che hai una parte della tiroide, sia che non ce l'hai. E quindi a me lei ha consigliato di togliere completamente la tiroide, mi ha tranquillizzato dicendomi che si possono avere figli anche senza la tiroide, mi ha detto tutte le varie cose a cui sarei andata incontro, eccetera, eccetera. Quindi io prenoto un intervento con la dottoressa B, sempre vicino alla mia città, sempre in un altro ospedale. Faccio questo intervento, vado con mio padre. E la dottoressa appunto vede che il mio tipo di tumore è abbastanza grave, era un TR5, cioè ci sono tanti tipi di TR, cioè sono tipo i livelli di gravità e il mio è stato uno dei più alti, quindi il mio esame, cioè il mio intervento me l'hanno prenotato il giorno stesso della visita, perché di solito se non è un livello molto grave ti mettono in lista d'attesa e poi appena si libera un posto ti operano, più è grave più in fretta ti operano. E a me avevano detto che mi sarei dovuta operare il 3 dicembre, quindi anche lì un po' triste, però del fatto che mi sarei dovuta operare, loro mi hanno detto tutte le varie procedure, sarei dovuta rimanere in ospedale per 2 giorni, avrei potuto far venire con me qualcuno se appunto avessi pagato la stanza privata e niente, quindi sono tornata a casa con l'idea che appunto mi sarei dovuta operare il 3 dicembre. Qualche giorno dopo, se non sbaglio 4 giorni dopo, 5 giorni dopo, ricevo una chiamata da un'infermiera dell'ospedale e mi dicono che appunto, mi dicono tutte le varie cose che avrei dovuto fare per l'intervento, quindi i vari esami che avrei dovuto portare, le varie cose che avrei dovuto comprare per fare l'intervento, eccetera, eccetera. Quindi mi chiama e mi dice: ok, Liuba, ci vediamo giorno 26 novembre. E io ero tipo: scusami, in che senso? Perché io sapevo che l'intervento ce l'avevo il 3 di dicembre, non il 26 di novembre. E lei mi chiama, questa dottoressa, quindi questa infermiera mi dice: no, no, guarda, ti abbiamo anticipato il tuo intervento, non è più il 3 di dicembre, ma il 26 di novembre. Ragazzi, credo che quella chiamata io l'abbia ricevuta il
20 di novembre, il 21 di novembre, quindi avevo pochissimi, pochissimi giorni per prepararmi. Penso di aver avuto meno di una settimana per prepararmi. Mi ero preoccupata tantissimo, impanicata tantissimo, anche lì scoppiata a piangere. È stato tutto molto, molto, molto pesante per quanto mi riguarda. Però la cosa che mi ha veramente fatto andare avanti sono stati i miei genitori, la mia famiglia, i miei fratelli e soprattutto anche la mia migliore amica che mi sono sempre stati vicinissimi, soprattutto Eleni, veramente da quando ha saputo che avevo questi problemi non mi ha mai mollato un attimo, mi chiamava tutti i giorni per sapere come stavo ed è sempre stata al mio fianco, sempre, 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 anche se lei per il momento abita a Milano, quindi non è che ci possiamo vedere. Si avvicina il giorno dell'intervento, vado in ospedale e con me si ricovera mia sorella e anche lì ragazzi. Se io non avessi avuto mia sorella a fianco, durante i giorni dell'intervento, io probabilmente non ce l'avrei fatta, sarei sicuramente crollata in una crisi profonda, mi sarebbero venuti attacchi di panico perché l'ho vissuto veramente male l'intervento, perché praticamente quando io mi stavo preparando, vi ho anche fatto il vlog proprio del giorno dell'intervento. Ero tranquillissima del fatto che sarebbe stata una cavolata, quindi mi preparo, mi metto il mio camice, scherzo, rido con mia sorella, chiamo la mia migliore amica e finalmente mi mettono in barella per andare a fare l'intervento. Io avevo già fatto un intervento con anestesia totale, quindi più o meno pensavo di sapere a cosa sarei andata incontro, però quando mi hanno messo in barella mi hanno portato in una specie di sala preoperatoria dove appunto mi mettevano la flebo, mi mettevano quella specie di carta stagnola che è termica, eccetera, eccetera. Quindi mi metto appunto in barella e a un certo punto nella stanza preoperatoria vedo che entrano tante persone che a loro volta avevano fatto degli altri interventi e lì, ragazzi, panico totale perché nelle altre stanze preoperatorie non mi era mai capitato di vedere altri operati e operandi e quindi ero soltanto io e basta, mentre questa volta ho visto tante persone, alcune di queste svegliarsi male dall'anestesia, altri magari che non capivano cosa stava succedendo e io ho detto, oh mio Dio ragazzi, adesso capita pure a me, l'anestesia mi rincoglionisce completamente e non capisco cosa succede, mi dimentico che mi sono operata, mi viene un attacco di panico, oh mio Dio, quindi ho iniziato a piangere, ho iniziato a tremare tantissimo, tanto che avevo tipo 3-4 infermiere intorno a me che cercavano di tranquillizzarmi, fino a quando un'infermiera prende e mi fa una dose massiccia di tranquillante e io ragazzi ero cosciente, sapevo quello che stava succedendo dietro di me, vicino a me, però ero completamente un ameba, non avevo il controllo del mio corpo, non riuscivo a muovermi, non riuscivo a parlare, non riuscivo a gesticolare, riuscivo soltanto tipo a muovere un po' la testa e fare così con la mano, tipo sbatterla contro la gamba, perché ero completamente rinco, zero, cioè proprio zero, ero completamente andata ed ero tipo tutto il tempo così che guardavo fissa i miei piedi e non riuscivo a parlare. Allora lì mi portano in sala operatoria e a un certo punto un medico mi dice: "Ma perché in queste condizioni che cosa gli è successo?" E allora la dottoressa fa: "E gli abbiamo dato un tranquillante." E lui fa: "Ma quanto gliene avete dato?" "E tanto." E fa: "Oh mio Dio, poverina." E quindi ragazzi, cioè io ero completamente stecchita, mi hanno fatto una prima dose di anestesia, cioè un tranquillante, e poi mi hanno fatto l'anestesia quella pesante, quindi io mi sono svegliata completamente rincoglionita. Inoltre una cosa che a me dà tanto fastidio è il sapore, non so se è dell'ossigeno, perché comunque mi hanno intubato, o se è il sapore proprio dell'anestesia, però questo sapore di amaro, di chimico, mi faceva venire una nausea allucinante e io non ho potuto bere né dalla sera prima dell'anestesia, cioè dell'intervento, fino al giorno dopo. Quindi sono stata più di 24 ore io senza bere, senza mangiare ovviamente, con questa bocca, con questo sapore all'interno, una roba atroce. Comunque mi sono svegliata ovviamente dopo 2 secondi che mi ero addormentata e mi sono risvegliata ovviamente anche lì nella saletta post-operatoria. Sono andata subito dopo. Ah, no, questa ve la devo raccontare. Allora, praticamente mi sono svegliata e per svegliarmi ci sono stata un pochino perché prima sentivo delle voci, poi sentivo dei rumori come se mi stessero dando dei colpi perché facevano proprio così, un po' così per svegliarmi. E poi ho iniziato ad aprire gli occhi e ho subito capito cosa succedeva, non è stato nulla di che. E praticamente vicino a me c'era un infermiere e io l'ho subito bloccato con la mano, non so come, non chiedetemi, proprio gli ho preso il camice e gliel'ho bloccato
non riuscivo a parlare perché mi hanno messo un tubo dentro la gola e inoltre mi ero appena operata la gola, quindi non riuscivo completamente ad aprire bocca, cioè aprivo la bocca, facevo per parlare, ma non usciva niente dalla mia bocca, cioè non usciva fiato. Quindi io volevo sapere se i miei genitori sapessero che stessi bene, quindi ho afferrato questo infermiere e cercavo di fargli capire mamma. E a un certo punto ho iniziato a toccargli la fede e lui non capiva. Gli ho toccato il polso, gli ho toccato il cuore, ho fatto così. Ho cercato di fargli capire che volevo dirgli qualcosa, ma lui non capiva, diceva non ti capisco, non ti capisco. Allora a un certo punto faccio così, faccio il gesto della scritta e lui mi prende subito un foglio, mi prende subito una penna. È stato, ragazzi, vi giuro, una scena da film. E mi prende il foglio e io scrivo proprio tipo mam. Proprio MAM, e lui mi dice: sì, non ti preoccupare, abbiamo chiamato tua mamma sta bene, tuo papà sta bene, sanno che stai bene, non ti preoccupare, li abbiamo chiamati. Allora io faccio così, bam, capò, mi riaddormento di nuovo e mi risveglio in camera mia con mia sorella che mi saluta, mi chiede come sto, come non sto. Allora, per quanto riguarda i giorni in ospedale, sono stati un po' particolari perché il primo giorno è stato tremendo, però la cosa brutta sono stati i giorni dopo perché ogni ora, ogni minuto, ogni veramente momento che passava mi sentivo sempre peggio. Io sono sempre stata all'idea, è un intervento semplice, starai bene, il giorno dopo starei già bene, non ti preoccupare. Io invece ogni ora che passava stavo sempre peggio. Inoltre il tubo che avevo conficcato dentro la gola faceva un male atroce, mi faceva veramente tanto male, soprattutto perché mi capitava spesso di tirarlo, perché è un tubo lunghissimo che avevo tutto tipo qui ed era il tubo del drenaggio, quindi usciva sangue ed era rosso per quel motivo e avevo anche come si dice, la flebo alla mano ed entrambi mi facevano male. E quindi ogni tanto magari cercavo di girarmi, di muovermi e me li tiravo. Quindi pensate a tirarvi una cosa che avete dentro la gola, un male atroce. E ogni tanto anche mi capitava di calpestarmi questo qui che avevo la mano. Quindi è stato brutto perché è capitato molto spesso che mi facessi male. Inoltre, una cosa ancora più spiacevole, io ragazzi stavo scoppiando. Dovevo andare in bagno, dovevo fare una pipì che voi non vi immaginate. Stavo veramente esplodendo e e non riuscivo a farla, ragazzi, cioè dovevo farla a letto. Cioè, fa schifo da dire, però dovevo farla a letto perché non mi potevo assolutamente alzare perché mi avevano fatto una quantità di anestesia atroce e se mi alzavo cadevo per terra. Però ovviamente io a letto non riuscivo a farla. E allora l'infermiera mi fa: Liuba, guarda che se non riesci a farla a letto ti mettiamo il catetere. Ragazzi, mi sono triggerata tantissimo. Ho iniziato a vedere il Vietnam negli occhi e cioè, vi giuro, non ho parole per dire le emozioni che stavo provando perché ho detto: mio Dio, no, 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 io non voglio il catetere. E quindi cioè, mi sono obbligata, cioè, ero lì che dicevo: Liuba, fai la pipì, quindi ho cercato di fare qualsiasi cosa. Dicevo a mia sorella: Lari, apri l'acqua, spegni le luci, girati, non mi guardare, perché comunque io a letto non riesco a farla, non l'ho mai fatta, neanche da bambina. Quindi era una roba che non riuscivo. Quindi a un certo punto ho detto: Larissa, ti prego, alzami, devo andare in bagno, la devo fare per forza in bagno. E Larissa che diceva: no, no, non ti posso alzare, le infermiere se ti vedono che sei in piedi mi ammazzano. E io comunque mi devo alzare. Quindi a un certo punto ho provato ad alzarmi da sola. Allora lei subito è venuta ad aiutarmi. Non so come, non so come, la forza di volontà, ragazzi, vince su tutto. La forza di non volere catetere vince su tutto. Mi sono alzata e penso in 7 minuti ho fatto 200 metri, quindi mi sono alzata, sono andata in bagno, ho fatto tutto quello che dovevo fare e mi sono rimessa a letto e per fortuna le volte successive andava sempre un po' meglio, anche perché io comunque prima o poi avrei dovuto camminare, perché altrimenti se non capini ti lasciano ancora lì in ospedale a fare altri giorni di ricovero. E quindi niente, il giorno dopo finalmente posso bere e posso anche mangiare perché personalmente a me hanno detto che potevo sia bere che mangiare da subito e in realtà potevo mangiare qualsiasi cosa, solidi, liquidi, cose dure, cose morbide. Io pensavo che avrei avuto una dieta liquida o semiliquida per un paio di giorni, in realtà potevo mangiare tranquillamente tutto. Ovviamente, ragazzi, deglutire.
faceva un male atroce. Io praticamente anche quando deglutivo la mia saliva era un dolore atroce. Bevevo un po' di acqua ed era un dolore atroce. Infatti io riuscivo soltanto a bere con la cannuccia perché la cannuccia mi dava la possibilità di dosare a goccioline, diciamo, quello che bevevo, e dato che non riuscivo a mangiare perché più era dura e grossa la cosa che ingoiavo, più male mi faceva. Quindi, diciamo che per 2 giorni in ospedale, ma poi anche a casa, ho fatto una dieta molto molto liquida. Infatti sono dimagrita di 2 kg tipo in una settimana, che poi non vi preoccupate, ho ripreso col panettone. E quindi io praticamente in ospedale, grazie a Dio, non so come, mia sorella si era portata dei succhi di frutta e io, ragazzi, per 2 giorni sono andata avanti di succhi di frutta, solo succhi di frutta, tè o latte e basta, perché non riuscivo proprio a mangiare. Nei video ve l'ho fatto vedere che mangiare per me era proprio troppo doloroso, però per fortuna non so come i giorni sono passati. Mia sorella mi è sempre stata vicina, vi giuro, per qualsiasi cosa lei c'era. Io le dicevo: Larissa, tipo, mi si è sfilata la calza, e lei mi tirava sulla calza. Oppure le dicevo: Larissa, devi alzarmi di un po' il cuscino, e lei veniva e alzava il cuscino. Ma vi giuro, ad ogni ora del giorno e della notte, se io avevo bisogno di lei, lei c'era. E quindi per me questo è stato veramente il supporto più grande che potessi volere. Infatti la ringrazio tantissimo se starà vedendo questo video. I giorni a casa sono stati e sono tuttora un po' difficili perché purtroppo ho uno sbalzo ormonale veramente forte. Infatti la mattina mi alzo che sono di umore più o meno normale, ma purtroppo la sera ho un deficit ormonale e un deficit anche di forze parecchio consistente. E infatti la sera sono quasi sempre molto triste, molto giù di morale, con completamente zero forze. Più o meno dalle 5 in poi ho questo calo completamente. Ed è per il momento ancora un po' brutto perché non mi è capitato molto spesso di avere questi sbalzi, questi deficit importanti di umore, di forze. E quindi per il momento, fin quando non prenderò un dosaggio importante di pillole e dei miei farmaci, non potrò stare meglio. La dottoressa mi ha visitato una settimana dopo l'intervento. Oggi siamo al 23 di dicembre, quindi un po' di giorni sono passati. È passato quasi un mesetto dal mio esame, dal mio intervento esame. E è andato tutto bene, la cicatrice è perfetta, l'esame è andato bene, l'esame istologico è andato bene perché per fortuna il tumore l'abbiamo completamente rimosso e non ha intaccato i linfonodi, quindi non si stava ramificando appunto giù per il corpo, quindi siamo felici. Ora devo semplicemente aspettare, prendere le pillole e cercare di stare meglio, perché per il momento la cosa che più mi dà fastidio, la cicatrice zero di zero, però è proprio dal punto di vista ormonale, psicologico, mentale. Sono proprio giù di morale in questi giorni, quindi per uno nulla piango, per uno nulla sto male, per uno nulla mi arrabbio. E per fortuna la mia famiglia ha tanta tanta pazienza. E quindi nulla, questo era un po' il mio racconto. Se avete delle domande, scrivetemi, io cercherò di rispondervi. Scusatemi se in questi giorni magari sono un pochino più lenta a rispondervi, ma faccio talmente tante cose che non riesco a stare al passo con tutto e purtroppo la maggior parte del tempo la passo a dormire perché vi giuro sono sempre molto molto stanca, quindi non riesco a dedicare tutto il tempo che vorrei a rispondere ai vostri commenti, però prima o poi sapete che risponderò a tutti. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi possa essere stato abbastanza utile. Mi raccomando, se pensate o se temete di poter avere anche voi dei problemi, fate degli esami più approfonditi e parlate con degli esperti, perché ragazzi, purtroppo di tumori si muore e anche di tiroide si può morire, quindi state attenti, ecco, fate tanta prevenzione. E niente, quindi io vi mando un grosso grosso bacio, noi ci vediamo spero domani con un nuovo video, anche perché domani è la vigilia, quindi sarà un vlog molto molto carino. E niente, ci vediamo domani. Un grande bacio, ciao!